È un raid che vedrà impiegati 14 fra piloti e copiloti e 7 velivoli leggeri ed ha lo scopo di formare i volontari dell'associazione alle lunghe navigazioni. Partirà domattina dall'aeroporto di Fano il raid aereo Italia-Inghilterra del nucleo aereo di protezione civile Fly Fano Club, parte integrante del sistema di protezione civile della regione Marche. Gli equipaggi sorvoleranno diversi stati europei, fra cui Svizzera, Germania e Francia, per giungere nello stesso 12 giugno all'aeroporto militare di Cosford, base della Royal Air Force a 250 km a nord-ovest di Londra. In quella installazione i piloti del Fly Fano parteciperanno il 15 giugno prossimo al Cosford Air Show, al quale sono stati ufficialmente invitati dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Inglese e che ogni anno richiamano tantissimi appassionati da tutta Europa. L'iniziativa è questo raid aereo da Fano a Cosford, a nord di Londra, e a Cosford in questo momento c'è una manifestazione aeronautica delle più importanti a livello europeo e il nostro gruppo di piloti è l'unico autorizzato ad atterrare su questo aeroporto militare e l'unico invitato dalla Royal Air Force. Il programma prevede fra l'altro un incontro con i vertici della Royal Air Force, possibile inizio di future collaborazioni. Per l'occasione i 7 velivoli sorvoleranno la base effettuando elaborate figure secondo schemi provati a lungo negli ultimi 5 mesi. Il viaggio particolarmente impegnativo da un punto di vista tecnico per la lunga distanza da percorrere, si tratta di oltre 3.000 km fra andata e ritorno, ha richiesto un'accurata preparazione degli uomini e dei mezzi. Un grandissimo evento internazionale a cui quest'anno la Royal Air Force aggiunge i 75 anni dalla battaglia d'Inghilterra, quindi un evento grandissimo dove arriverà tutte le forze aeree del mondo e noi come nucleo aereo di protezione civile Fly Fano Club siamo ospiti a sorpresa, perché veramente noi siamo entusiasti di questa cosa, siamo gli unici civili, gli unici velivoli civili e piloti civili ad atterrare lì ed essere ospiti in linea volo con tutte le pattuglie del mondo e tutte le forze armate del mondo. Il Fly Fano Club conta una cinquantina di iscritti impegnati sul fronte del volontariato civile. Attività peculiari del gruppo sono il monitoraggio aereo in caso di grandi calamità come terremoti, alluvioni o incendi e la ricerca di persone scomparse sia in terra che in mare. Numerosi inoltre sono i riconoscimenti ufficiali conferiti ai soci dell'associazione per l'opera meritoria svolta in favore della comunità. È veramente un orgoglio per me rappresentare non solo Fano, non solo le Marche, ma l'Italia intera in questo air show che si terrà a Cosford, e siamo riusciti veramente a farci accogliere e ad essere accolti in una maniera molto molto bella e ad essere quindi anche ospiti a pranzo domenica dal capo di Stato Maggiore, quindi veramente è una bella iniziativa e spero che tutti noi siamo pronti e portiamo in alto il tricolore. Durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa il Fly Fano Club ha consegnato il diploma di socio onorario anche al questore di Pesaro e Urbino Antonio Lauriola.